Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del telegiornale di TV6. Tra poco avremo modo di mostrarvi il servizio per quanto riguarda il Consiglio Comunale straordinario che si sta tenendo a Pescara per la emergenza mare inquinato. Intanto andiamo avanti con il telegiornale, con la cronaca. Tre persone di etnia Rom sono state arrestate dai carabinieri di Pescara per spaccio di droga. Con i soldi ricavati dalla vendita dello stupefacente, avevano arredato con gran lusso la loro casa Ater nel quartiere Rancitelli. Dettagli nel servizio di Paolo Renzetti. Una casa Ater trasformata quasi in una reggia, e quando i carabinieri della compagnia di Pescara sono entrati per una perquisizione, oltre alla droga hanno trovato arredi di gran lusso non compatibili con la fatiscenza dello stabile sito nel quartiere Rancitelli. In manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i coniugi Achille Di Rocco, 47enne, e la moglie Marilena Spinelli, di 44 anni, e il fratello di lei, Carmine Spinelli, di 49 anni, tutti di etnia Rom e con precedenti di polizia. I reti di droga ritrovati dai carabinieri erano nascosti all'interno di due mobiletti. La droga, una volta immessa sul mercato del pescarese, avrebbe fruttato oltre 100.000 euro. La cocaina, quasi 3 etti, era di elevatissima purezza e l'attività di indagine è stata condotta appunto in una casa popolare, ma dall'arredamento non sarebbe certo sembrata tale. Come sono partite le indagini? Le indagini sono state condotte con il monitoraggio del quartiere Rancitelli. Ovviamente è una zona particolarmente attenzionata dalle forze di polizia. Parliamo di tre persone che erano già conosciute dalle forze di polizia. Sì, non sono certo, e per l'età e per i loro trascorsi, non sono certo degli sconosciuti. Sono in corso accertamenti patrimoniali sia sull'abitazione che sulle due auto in uso agli arrestati, una Mercedes ed una Renault Clio, per un valore di oltre 70.000 euro. Sono in corso degli approfondimenti appunto per verificare la parte della casa ed eventualmente per approfondire, prendere spunto per allargare l'attività. E allora, come abbiamo annunciato in apertura, andiamo adesso al Consiglio Comunale di Pescara, un Consiglio Comunale affollato da tanti cittadini, anche da persone indignate per quanto accaduto in merito all'emergenza mare inquinato. Hanno parlato anche i tecnici dell'ARTA, dell'ASL e l'assessorato all'ambiente, ma ci racconta tutto nel servizio Francesca Romana Testi. La seduta di Consiglio Comunale si è svolta finalmente, si è svolta come annunciato con i rappresentanti del centrodestra che per l'ennesima volta hanno indossato le famigerate magliette che chiedono le dimissioni del sindaco per toglierle successivamente come richiesto da Antonio Blasioli. Ad aprire gli interventi è Carlo Masci che ripercorre i fatti del giorno dalla rottura della condotta fognaria fino al divieto di balneazione, firmato e mai reso pubblico. Capire che cosa ha fatto il sindaco e soprattutto perché si è comportato in quel modo, perché non ha avvertito la città. Io ho fatto un semplice esempio: se un amministratore di condominio avesse agito come il sindaco, credo che i condomini l'avrebbero mandato via immediatamente. Invece noi stiamo ancora mantenendo un sindaco che ha mentito alla città su una situazione drammatica come quell'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto nel periodo estivo, perché poi stiamo parlando di un periodo in cui decine di migliaia di persone hanno fatto il bagno non sapendo quale rischio correvano. A partecipare al consiglio straordinario tanti cittadini, ambientalisti e anche gli attori interessati dal caso balneabilità, l'ARTA, l'ASL di Pescara e diversi rappresentanti di associazioni ambientaliste. Le prime puntualizzazioni arrivano da Giovanni Damiani, il direttore tecnico dell'ARTA, che spiega il caso OxyStrong. Questo acido è stato autorizzato con una serie di prescrizioni. Primo, dosi molto blande, ma veramente molto blande, e stiamo parlando di 0,4 milligrammi per litro. Secondo, non è stato messo nell'ambiente in nessun modo, ma abbiamo suggerito di metterlo dentro la condotta fognaria per dare una disinfezione. Si parla quindi di una limitazione del danno, perché nel momento in cui c'era l'incidente e dovevano sversare, almeno è stata data una prima disinfezione. Mario Mazzocca, sottosegretario alla presidenza regionale, assessore all'ambiente, nel corso del suo intervento spiega le difficoltà dell'intero servizio idrico. Fin da quando siamo diventati governo della regione ci siamo messi al lavoro recuperando il lavoro non svolto da chi ci ha preceduto, un'eredità pesante, perché si parla di circa 100 milioni di euro disponibili dal 2011 e non utilizzati per ben 3 anni. Fatto grave, gravissimo, perché
Questi interventi interessavano l'intero sistema depurativo e fognario regionale e soprattutto afferivano per una buona maggioranza, per oltre il 60%, il bacino del fiume Pescara. Infine le contestazioni dei presenti con foto di ragazzi che hanno riportato dermatiti non riconducibili però al caso balneabilità. Secondo la dottoressa Carla Granchelli dell'ASL di Pescara, che nel suo intervento ha presentato i dati di accesso al pronto soccorso di quest'estate, con quelli dello scorso anno non hanno mostrato alcuna variazione. Altro clima infuocato all'interno del Consiglio regionale all'Aquila, la seduta è ripresa alle 16 questo pomeriggio, ma anche stamattina ci sono stati movimenti e c'è stata bagarra all'interno del Consiglio, soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta legge bavaglio. Si va verso l'accordo tra maggioranza ed opposizione, quindi tra centrodestra e centrosinistra, mentre resta sulle barricate il Movimento 5 Stelle, che subito dopo la pausa pomeridiana ha indetto una conferenza stampa urgente per spiegare le sue ragioni. Vediamo. Una conferenza stampa lampo del Movimento 5 Stelle, indetta mentre erano ancora in corso i lavori del Consiglio regionale di oggi, per spiegare la loro ferma contrarietà alle modifiche al regolamento dell'Aula, proposte dalla maggioranza del centro-sinistra e che sono riuscite ad ottenere il consenso anche dai partiti di centrodestra. Modifiche che per i consiglieri pentastellati rimangono una vera e propria ghigliottina, poiché con l'introduzione dell'emendamento d'urgenza della Giunta esautorano il ruolo del Consiglio regionale e delle opposizioni. Uno sbilanciamento dei poteri di controllo che, secondo il Movimento 5 Stelle, prospetta un futuro dispotico per l'Abruzzo, dove verrà silenziata la voce di tutti i cittadini che contestano o non condividono le politiche della Giunta regionale. Due sono gli elementi da evidenziare. Il primo è certamente che questa è una maggioranza molto labile, perché un governo autorevole certamente non ha bisogno di mettere il bavaglio alle opposizioni e soprattutto di mettere il bavaglio all'unica opposizione. È la prima volta che il Movimento 5 Stelle entra in Regione Abruzzo ed è la prima volta che viene messo il bavaglio alle opposizioni, perché forse è la prima volta che c'è una vera opposizione. L'altro aspetto che deve essere evidenziato è il bavaglio del Nazareno, perché non bastava la proposta di modifica del regolamento provenienza dalla maggioranza, ma c'è anche quella del Nazareno concordata con il centrodestra. E la prova che quando noi diciamo che centrodestra e centrosinistra sono un partito unico, lo sono davvero. I regolamenti si dovrebbero cambiare all'unanimità, così come è avvenuto un po' di mesi fa nella scorsa legislatura. Dopodiché dobbiamo stigmatizzare ovviamente questa modifica, perché va a comprimere, se non cancellare, i diritti di tutte le opposizioni. Non parliamo solo dei diritti del Movimento 5 Stelle, sia ben chiaro, parliamo anche dei diritti degli elettori di Forza Italia, degli elettori degli altri partiti di opposizione, che in questo momento a mio avviso stanno subendo un tradimento dai loro rappresentanti in Consiglio. E non si può impedire al Consiglio di legiferare attraverso un provvedimento d'urgenza imposto dalla Giunta, che sostanzialmente taglia la possibilità dell'opposizione di influire su quella che è la vita dei cittadini. Cambiamo argomento adesso, andiamo a Chieti, dove questa mattina si è insediato il nuovo questore. A dirigere la polizia del capoluogo teatino sarà Vincenzo Feltrinelli. Vediamo il servizio. Vincenzo Feltrinelli è il nuovo questore di Chieti, nato a Foggia nel 1954 e coniugato con due figli, laureato in scienze politiche presso l'Università di Macerata e in scienze delle pubbliche amministrazioni presso l'Università di Catania, è stato docente presso il centro di addestramento della Polizia Stradale di Cesena. Uomo di grande esperienza, Feltrinelli è stato insignito di diverse onorificenze, tra le quali ricordiamo la nomina a Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica, l'attestato di pubblica benemerenza conferito dal Presidente del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento di attività connesse alla protezione civile e la Croce d'Oro per anzianità di servizio. Noi interverremo sicuramente con un importante e capillare controllo del territorio, sia nei centri urbani che fuori. E fuori dai centri urbani, controllando le grosse direttrici, controllando l'autostrada, controllando le strade statali e anche nei centri urbani. E inoltre, giustamente, con una adeguata investigazione preventiva, e sicuramente diciamo, bisogna avere anche e curare
una cultura della sicurezza, soprattutto contare, puntare su una migliore cultura della sicurezza, soprattutto fra i giovani. La CISL del futuro sboccia le idee e scelte di oggi. È stato questo il titolo e il tema dell'assemblea che si è tenuta questa mattina a Pescara. Fra le priorità ovviamente il lavoro è al primo posto e c'è anche ottimismo nel sindacato per i dati diffusi dal CRESA sul manifatturiero in crescita nel secondo trimestre del 2014. Paolo Renzetti. Segretario, oggi in Camera di Commercio a Pescara c'è questo incontro organizzativo per parlare di presente e di futuro. In tutto questo la CISL come si colloca? La CISL ha deciso di lanciare questa iniziativa assai importante che coinvolge tutta l'organizzazione, dalla base fino alla segreteria nazionale, per dibattere su temi nuovi, su come andiamo a posizionarci come organizzazione rispetto alle grandi trasformazioni del mondo del lavoro e della società dei prossimi anni, trasformazioni che sono così repentine, così forti, così imponenti, e noi dobbiamo essere pronti per questo grande cambiamento. Dobbiamo provare a lavorare sul nuovo, sul futuro, su un mondo del lavoro che è diventato meno strutturato, possiamo dire più liquido, su tutele che debbono essere sicuramente diverse rispetto al passato, su un contratto collettivo nazionale che va bene ancora come cornice, ma la parte più importante e significativa della contrattazione si dovrà spostare a livello territoriale o aziendale. Per un sindacato del XXI secolo ci sono però anche delle priorità. La prima è il lavoro. La prima è il lavoro. Il lavoro non si inventa, il lavoro non si istituisce per decreto, il lavoro si realizza attraverso una ripresa economica. Quindi l'intero tessuto economico, le istituzioni, la politica devono fare un grande sforzo per rendere il paese e rendere la nostra regione più attrattiva. Dobbiamo essere più attrattiva per gli investimenti attraverso la realizzazione, il potenziamento di infrastrutture materiali e immateriali importanti, e attraverso anche la riduzione della pressione fiscale, perché le aziende sono interessate a venire in un territorio se hanno una burocrazia che funziona bene, una pressione fiscale non asfissiante e anche una sicurezza, la sicurezza che è a un buon livello. Ecco. E adesso parliamo del movimento No Trivelle nella nostra regione. Ovviamente c'è grande attenzione sui quesiti referendari che sono stati depositati in Cassazione. Questa mattina Lega Ambiente e tutte le altre associazioni ambientaliste, assieme al coordinamento nazionale No Triv, hanno tenuto una conferenza stampa per spiegare i prossimi passi. I quesiti referendari sono 6, le regioni che lo hanno richiesto sono 10. Ieri abbiamo depositato in Cassazione i quesiti referendari. E ora entro un mese arriverà il giudizio della Corte di Cassazione sulla regolarità degli atti depositati, dopodiché la questione passa al vaglio della Corte Costituzionale, che si pronuncerà entro il 10 febbraio 2016 con una sentenza sull'ammissibilità dei quesiti. A quel punto ci sarà la delibera del Consiglio dei Ministri e sulla base di questa delibera l'indizione da parte del Presidente della Repubblica del referendum, e quindi si potrebbe andare a votare in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2016. Faccio presente un'altra cosa, chiaro che uno dei quesiti referendari riguarda l'estrazione petrolifera entro le 12 miglia marine. Con questo quesito si mira a bloccare i procedimenti che sono tuttora in corso, compreso quello su Ombrina Mare in Abruzzo. Certo, il governo sta accelerando per il rilascio della concessione di Ombrina Mare, ma proprio al fine di porre rimedio a questo, la Regione Abruzzo potrebbe già presentare nei prossimi giorni un progetto di legge che vieti in modo illegittimo la prosecuzione del procedimento Ombrina Mare. A quel punto il divieto è perfettamente efficace, sarà il governo poi a doverlo impugnare davanti alla Corte Costituzionale, ma nel frattempo, cioè in attesa che la Corte si pronunci, quindi potrebbe passare almeno un anno, si potrebbe andare tutta tranquillità al referendum. Altro tema ambientale, altra protesta che continua sotto la prefettura di Chieti è quella del comitato No Elettrodotto Villanova Gissi. Andiamo a vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti ed ascoltiamo uno dei rappresentanti del comitato.
Abbiamo ricevuto una lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dice che non è competente in materia, cioè il Ministero che viene indicato nell'articolo 28 del DPR 380 quale organo preposto e al quale compete fare emettere l'ordinanza di sospensione lavori insieme alla Presidenza della Giunta regionale, oggi ci dice che non ha competenze in materia, pertanto non può emettere l'ordinanza di sospensione. L'ordinanza di sospensione, tra parentesi, richiesta in quanto è stato acclarato che l'opera è in difformità rispetto al titolo autorizzativo. Richiesta che purtroppo è stata fatta il 13 agosto e ad oggi non ha nessuna risposta. I prossimi passi, io personalmente continuo a chiedere una risposta, perché nel diritto del cittadino e nel diritto della singola persona, e questo non è più un problema di elettrodotto oppure un problema di infrastrutture che vengono più o meno realizzate in conformità o in difformità dei titoli autorizzativi. È diventato un problema di diritti. Cioè, se esistono i diritti, esistono le leggi che vengono rispettate. Se invece i diritti o le leggi non esistono e si possono anche non rispettare, inclusi i diritti delle singole persone, che ci venga detto, voglio dire. Io personalmente chiedo solo o di vedere l'ordinanza di sospensione o un documento nel quale si evince che questa ordinanza non la si può emettere e mi si motiva anche perché non la si può emettere. Dopodiché io posso anche andare via, ma fino a quando non ho questo io resto. E adesso parliamo di economia, in particolare di imprese. Si è svolta questa mattina a Teramo, presso la Camera di Commercio, la presentazione del progetto denominato Made in Italy, eccellenze in digitale, iniziativa volta a diffondere la cultura digitale, a scoprire internet e gli strumenti online al meglio. Elisa Leuzzo. Un progetto volto a contribuire e diffondere la cultura del digitale sul territorio e aiutare le aziende a scoprire come utilizzare internet e gli strumenti online per muoversi al meglio in Italia e all'estero, presentato questa mattina alla Camera di Commercio. Si chiama Made in Italy Eccellenza in Digitale e per Google e Union Camere è il terzo anno. Per quanto riguarda la provincia di Teramo, invece, si tratta del primo anno in cui il progetto viene presentato. Quello che faremo praticamente sarà aiutare le imprese del territorio a colmare il divario digitale che c'è appunto tra l'Italia e l'Europa, nel nostro caso per la provincia di Teramo, e ci concentreremo in modo specifico sui settori agroalimentare e artigianato artistico, lasciando aperti i workshop e le consulenze all'interno della Camera di Commercio anche per gli altri settori. Anche perché, come ci dicono tutti i dati che troviamo adesso online, essere presenti su internet è essenziale per riuscire, insomma, a vendere i propri prodotti o servizi, non soltanto online, anche poi direttamente, ma se non altro, siccome il 60% delle ricerche online precede poi l'acquisto, anche semplicemente per verificare dove sono i nostri prodotti, cosa vendiamo, quanto costano, eccetera. E poi c'è la possibilità di ricevere consulenze gratuite, come? Allora, tre modalità: le consulenze qui all'interno della Camera di Commercio il martedì e il giovedì mattina su appuntamento, oppure veniamo noi nelle vostre aziende se fate parte dei nostri settori di riferimento, oppure l'ultima opzione è quella dei workshop, il cui calendario è online, a cui potete partecipare a prescindere dal vostro settore di appartenenza. Le associazioni sindacali CGL, Funzione Pubblica e Fiadel, le RSU aziendali, oltre alla direzione Tradeco SRL, che ha in appalto i servizi di igiene urbana al comune di Montesilvano, hanno raggiunto e verbalizzato l'accordo che tutte le argomentazioni poste in essere dai lavoratori nella precedente proclamazione dello sciopero saranno risolte entro il 31 ottobre 2015. Pertanto i sindacati al rappresentante del prefetto di Pescara hanno detto di voler sospendere lo sciopero programmato per il prossimo 5 ottobre. E adesso torniamo a Teramo per parlare di scuola, in particolare del servizio mensa, un servizio che costerà al comune di Teramo 6 milioni di euro in 5 anni. Al via il servizio di mensa scolastica, un servizio che costa tanto all'ente, ai cittadini quanto costerà?
ai cittadini costa per le categorie più deboli, costa quello che costava negli anni passati. Già l'anno scorso abbiamo inserito le fasce ISEE, come abbiamo fatto un po' per tutti i servizi che eroghiamo, per cui chi guadagna di più pagherà qualcosina in più, ma credo che sia un criterio giusto, chi più ha pagare, ma questo è così già dallo scorso anno. Quello che ci tengo a sottolineare è che nelle nostre scuole dell'infanzia si cucina ancora come si faceva una volta, cioè c'è chi la mattina va a fare la spesa e chi poi cucina quello che si compra, a differenza degli altri comuni capoluogo dove invece c'è il pasto veicolato. Io credo che questo sia una cosa importante. Oggi si parla tanto di alimentazione, si parla tanto dell'importanza dell'alimentazione e credo che sottolineare quello che a Teramo per scelta politica si continua a fare credo che sia assolutamente importante, perché ripeto, è una scelta politica. Noi ci saremmo potuti adeguare al pasto veicolato e magari far pagare meno rispetto a quello che si paga adesso, però credo che sia importante che i nostri figli quando frequentano le nostre strutture sanno che c'è una cuoca che la mattina, come si faceva tanto tempo fa, cucina per loro. Quindi è una scelta che io voglio rivendicare, siamo soddisfatti, i risultati sono buoni, i controlli che vengono effettuati dalla ASL danno sempre buoni risultati, quindi davvero siamo soddisfatti. Avremmo potuto assolutamente rivolgerci al pasto veicolato come avviene in altri comuni, questo non vuol dire che magari il pasto veicolato non è buono, sicuramente è buono. La fertilità è il tema centrale del convegno che si svolgerà domani a Giulianova al Cursal, un convegno internazionale proprio per parlare della messa al mondo dei figli. Adesso andiamo ad ascoltare insieme il segretario scientifico del convegno, Francesco Ciarrocchi. Finalmente abbiamo un ministro della salute sensibile che si è occupato di questo problema. Diciamo che le nascite sono zero in Italia, per questo è uno dei paesi al mondo con più bassa natalità, è uno dei paesi dove ci si avvicina alla prima gravidanza in un'età più tardiva. Questo il ministro lo ha constatato e ha deciso che anche per un discorso di welfare, l'Italia deve occuparsi di questo problema sociale. Facendo ciò ha indetto un cosiddetto Fertility Day e ha emanato delle linee guida che sono atte a sensibilizzare la popolazione sulla preservazione e la conservazione della fertilità. Circa il 30% delle coppie si rivolge a un centro di procreazione medicalmente assistita perché hanno un problema singolo o di coppia per quanto riguarda la fertilità. L'orologio biologico dell'ovaio è inesorabile, l'ovaio nel momento in cui non funziona più, non funziona. Nell'uomo il discorso è un po' diverso, può essere migliorato, nella donna purtroppo no. Ci viene incontro a ciò però la fecondazione eterologa. Oggi l'Italia è al passo con gli altri paesi maggiormente sviluppati, si è dotato di una legge, la legge 40, che prevede anche l'utilizzo in Italia della procreazione medicalmente assistita con donatore, sia per quanto riguarda la donna che per quanto riguarda l'uomo. I ragazzi della LAAD, la Lega Abruzzese Antidroga, si occuperanno della cura degli alberi della città di Pescara a seguito dell'accordo firmato fra l'associazione presieduta da Gianni Cordova e l'assessorato al verde pubblico. Vediamo. Assessore Di Pietro, Comune di Pescara e LAAD in campo per la gestione del verde cittadino. Sì, oggi si rinnova lo spirito di collaborazione fra il Comune e la Lega Antidroga guidata da Gianni Cordova. E i ragazzi della LAAD si occuperanno della manutenzione, delle potature e dello sfalcio del verde lungo la strada Parco, lungo via Raffaello e piazza Duca, da oggi fino al 31 dicembre, per un progetto che avrebbe in realtà il valore di 5.000 euro, mentre invece il Comune costerà solo 2.400 euro. Il resto sarà proprio a carico della LAAD. Con il diritto del reinserimento sociale, attraverso questi lavori possono anche contribuire a livello sociale ad aiutare la città di Pescara, che è quella che li ospita, li accoglie, dove sono nati probabilmente, dove hanno una famiglia. Il Comune dal canto suo invece avrà un buonissimo tornaconto, perché avrà una mano agli operai, alle squadre di operai del Comune nella cura del verde. Io mi auguro che questa attività prosegua nel 2016, anzi venga incrementata, perché
da 20 anni almeno noi facciamo opere di giardinaggio e comunque di manutenzione leggera degli arredi cittadini per quel che possiamo fare e ovviamente credo che sia una cosa che lascia molto contenti i cittadini nelle zone in cui noi siamo chiamati a operare dall'Ufficio del Verde ogni mattina. Abbiamo argomento adesso la Proloco di Padula di Cortino nel segno della continuità con il progetto culturale La Notte dei Briganti. Ha presentato un cortometraggio proprio sul brigantaggio in Abruzzo. Un film cortometraggio girato tra Ortona e Padula di Cortino per rievocare le vicende del brigantaggio abruzzese sui Monti della Laga e la leggendaria figura del bandito Marco Sciarra. Si intitola Appesa a un filo, il progetto a cura della Proloco di Padula. L'iniziativa è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio regionale d'Abruzzo, dal Consorzio BIM, dai Comitati delle Due Sicilie e anche la partecipazione dell'Università dell'Aquila con uno spin-off universitario che coinvolge il Laboratorio di Elettronica Industriale. Il film cortometraggio ha 7 scene, la prima viene girata a Ortona, la seconda la gireremo nei pressi di Cortino in una zona, in un paesino abbandonato e poi le altre 5 scene tutte quante all'interno del paese di Padula. Le ultime 2 le gireremo all'interno di una vecchia cucina dove faremo la locanda del brigante dove poi il nostro Marco Sciarra verrà tradito dal battistello e verrà ucciso. Completamento del film entro dicembre, quindi entro quest'anno? Sì, assolutamente sì. La settimana prossima gireremo la prima scena con l'aiuto in zona di Ortona di Mauro Vanni, in arte il nostro Marco Sciarra, che si è dato disponibile su tutto. Un'esperienza che porta avanti oramai da quasi 15 anni, dal 2001, e quindi è un personaggio che mi calza a pennello. Oramai lo stesso Sciarra mi ha insegnato ad amare questi luoghi, i Monti della Laga, le persone di Padula che sono delle persone speciali, Claudio, tutti gli amici, la famiglia, quindi sono uno di loro, quindi ho questo personaggio nel sangue, quindi sono qui. Un progetto questo nel segno della continuità con La Notte dei Briganti? Sicuramente, noi con questo progetto pensiamo di ridare vita un pochino alla Notte dei Briganti che purtroppo per noi si è interrotta qualche anno fa ed è rimasta un pochino comunque nei nostri pensieri, nei nostri desideri. E adesso la pagina dello sport. Sono stati designati gli arbitri per la 6ª giornata di campionato in Serie B. Il match di cartello fra Pescara e Cagliari è stato affidato a Fabio Maresca della sezione di Napoli con assistenti Pentangelo e Di Salvo, mentre Lanciano Spezia sarà arbitrata da Leonardo Baracani di Firenze, assistito da Del Giovane e Bellutti. E proprio del Pescara andiamo a parlare adesso, sfida con la capolista Cagliari che ha il sapore del revival, sono tanti gli ex in campo, andiamo a scoprire chi sono nel servizio di Paolo Renzetti. La sfida con il Cagliari regala innumerevoli stimoli ad un Pescara che sabato prossimo all'Adriatico andrà a caccia della 2ª vittoria della stagione. Già il fatto di affrontare l'imbattuta capolista isolana basta e avanza per motivare un ambiente un po' raffreddato da un avvio di stagione con il freno a mano tirato. Per Andrea Cocco non sarà una gara come le altre. Il tecnico pescarese Oddo può tirare però un sospiro di sollievo visto che l'ex vicentino è tornato a lavorare con il gruppo dopo qualche problema fisico. Cocco, cagliaritano doc, proverà sicuramente emozione nell'affrontare la squadra della sua città e con cui nel 2005 ha anche esordito nella massima serie. Ma sulla sponda isolana la gara dell'Adriatico sarà vissuta in maniera particolare da 4 ex pescaresi. Il riferimento è a Balzano, Capuano, Salamone e Melchiorri che in un passato recente hanno giocato con la maglia del Delfino. C'è curiosità per vedere quale sarà l'accoglienza che i tifosi biancazzurri riserveranno a quelli che oggi sono i pilastri del Cagliari di Rastelli. Facile ipotizzare applausi per Capuano e Balzano, protagonisti nel Pescara dei record di Zdenek Zeman. Il primo, nato e cresciuto calcisticamente in riva all'Adriatico, deve proprio al Boemo la sua consacrazione. Il secondo, anche capitano nel Pescara di 3 stagioni fa, è rimasto molto legato a Pescara e al Pescara e proprio in città tornerà a vivere una volta appese le scarpette al chiodo. Federico Melchiorri a Pescara invece letteralmente esplode
esploso. Con 14 gol segnati nella passata stagione, l'attaccante di Macerata ha contribuito all'ottimo campionato della squadra abruzzese, arrivata ad un passo dal traguardo della Serie A. Beniamino dei tifosi ha scelto Cagliari, non senza lasciare però rimpianti. Discorso un po' diverso per Bartosz Salamon. Il biondo difensore polacco, dopo essere tornato per fine prestito alla Sampdoria, era a poche ore dalla chiusura del mercato, quasi un giocatore del Pescara. Arrivato in Abruzzo per le visite mediche e la firma, poi ricevuto la richiesta della società sarda, decidendo così di sposare il progetto rossoblù. I tifosi del Pescara ci sono rimasti male. Fra poche ore capiremo se la delusione è ancora grande e la ferita ancora aperta. Al posto di Salamon in Abruzzo è sbarcato dall'Argentina l'ex interista e napoletano Ugo Campagnaro, che verrà quasi certamente inserito nella lista dei convocati per la prima volta proprio per la gara di sabato con il Cagliari. Un giocatore con tanti campionati di Serie A alle spalle, capace di regalare quell'esperienza necessaria ad un Pescara che anche al Menti sabato scorso ha commesso diversi peccati di gioventù che sono costati la conquista dei tre punti ad 8 secondi dalla fine. Scendiamo in Lega Pro adesso per parlare del Teramo, sconfitto 1-0 nel recupero ad Ancona. Una buona prova non è bastata ai biancorossi per evitare la sconfitta al Del Conero. Il gol dei marchigiani è scaturito da uno sfortunato retropassaggio di Scipioni. Tutti i dettagli nel servizio di Andrea Costantini. Un gol dell'ex Pier Antonio Sassano costa la prima sconfitta in campionato al Teramo. Ad agevolarlo un vero e proprio cadeau di Scipioni, un retropassaggio corto sul quale l'attaccante siciliano si è avventato per siglare il gol partita. Un peccato per i biancorossi, che fino al gol non avevano subito le iniziative dell'11 di Cornacchini, il quale per l'occasione ha ripudiato la difesa a 4 optando per uno speculare 3-5-2 con l'altro ex Radi in difesa e Amlili in mediana. Turnover per Vivarini, che cambia 5-1 undicesimi di formazione. Caidi, Perrotta, Calvano, Cecchini e Moreo sono le novità rispetto alla gara col Savona. E il Teramo, già dopo appena 10 minuti alla più ghiotta opportunità della gara. Polizzi esce a sproposito sul lancio di Speranza, Moreo sovrasta Radi e scavalca l'estremo difensore, ma il recupero in scivolata di Malus è provvidenziale. Il Teramo continua a menare le danze e a metà frazione Speranza incorna troppo centralmente la punizione di Di Paolo Antonio. Polizzi blocca. Al 34esimo il fulmine a ciel sereno che colpisce il Teramo. Scipioni controlla il rinvio di Polizzi, ma serve maldestramente Tonti. Il portiere teramano cerca la disperata di anticipare la corrente Sassano, ma il suo rinvio sbatte sull'attaccante dorico e si insacca. La rete indirizza la partita e la complica al Teramo. L'atteggiamento già prudente voluto da Cornacchini diventa ancora più funzionale all'Ancona, che si copre e punge di rimessa. Tonti a inizio ripresa sbarra la strada a Cognigni, pescato in area da Konaté. Lo stesso difensore dorico dopo pochi minuti è bravo a chiudere il fraseggio tra Da Silva e Cecchini davanti alla porta. Sul seguente corner Caidi anticipa tutti ma non inquadra la porta. A metà ripresa ci riprova ancora Moreo con un destro dal limite comunque impreciso. Non portano risultati gli innesti di Petrella e Lenoci per Di Paolo Antonio e Da Silva, mentre Cornacchini rileva il match winner Sassano con Bussi. Il finale di partita vede gli attacchi sterili e confusionari del Teramo ed ansia l'Ancona ad andare vicino al secondo gol sugli sviluppi di un errato disimpegno di Speranza. Bussi serve Paoli che spara alto. Così dopo 5 minuti di recupero l'Ancona fa sua l'intera posta. In 4 giorni doppio 1-0 alle due cugine abruzzesi. Per il Teramo dell'era Campitelli, seconda sconfitta al Del Conero e in generale 3 partite senza mai segnarci. Domenica altra trasferta a Pontedera contro il Tutto Cuoio. E per chiudere questa pagina dello sport, una notizia che riguarda il calcio a 5, ancora una vittoria per il Pescara impegnato nel main round di UEFA Futsal Cup in Romania. I ragazzi di Fulvio Colini hanno battuto 5-1 gli ucraini del Lokomotiv Kharkiv, la seconda vittoria dopo il sonoro 8-3 rifilato ai padroni di casa del Targu Mures. Sabato ultima sfida con i tedeschi dell'Hamburg Panthers. Adesso ci colleghiamo con gli studi di Velo, dove c'è Jacopo Forcella per l'anticipazione del programma di questa sera. A te Jacopo. Buonasera, buonasera Alfredo, insomma siamo pronti per questa che sarà la 31esima puntata con Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Ovviamente
Lo immaginerete tutti, sarà una puntata decisamente che avrà un protagonista, il neo campione del mondo Peter Sagan, campione del mondo a Richmond negli Stati Uniti. Poi parleremo di questo, parleremo del secondo trofeo Città di Campli per tornare un po' a casa nostra. Vi dico alcuni ospiti, Ruggero Marzoli, Gabriele Marchesani, Fabrizio Orlando. Parleremo insomma anche delle prospettive, visto che siamo proprio nel finale di stagione, quello che sarà soprattutto il finale di questo 2015 e poi l'eventuale avvio nel 2016 che, come abbiamo rivelato un paio di puntate fa, vedrà finalmente la nostra regione tornare sul palcoscenico sia della Tirreno Adriatico che del Giro d'Italia. Però intanto questa sera rimaniamo ovviamente sul tema iridato con Peter Sagan, campione del mondo, che chiude di fatto la settimana americana, e anche con la vittoria di Diego Rosa proprio oggi alla Milano-Torino e la vittoria di ieri di Vincenzo Nibali al Tre Valli Varesine. Per il momento è tutto, io vi ricordo l'appuntamento alle 21 in diretta su TV6, puntata numero 31 di Velo. Alfredo, a te. E dunque non perdete l'appuntamento con Velo, invece per il TG6 è tutto, grazie per averci seguito fino ad ora, io vi auguro ovviamente una buona serata.